No, io non ero mai stato in Patagonia, ma comunque diciamo che volevo subito andare a fare qualcosa di importante. Nel 2010 è nata l'idea, di andare in Patagonia e di provare ad aprire una via nuova. Ho trovato Matteo Bernasconi, anche lui interessato ad andare in Patagonia con l'idea di aprire qualcosa di nuovo, di ingaggiarsi su un grande progetto, e insieme a lui ci siamo trovati al Cailecco con altri importanti esponenti del gruppo Ragni e loro hanno detto, ma hanno preso dei giornali e ci hanno detto in realtà ci sarebbe questo spigolo del nord-est del Serra Murajon, oppure ci sarebbe questo ovest della Torre Egger. Noi ci siamo guardati un po' in faccia e Vabbè, andiamo giù a provare questa parete, anche se le voci che correvano in giro erano quelle insomma, di una parete difficile, di una parete pericolosa e che pochi avevano, insomma, tentato negli anni precedenti. E allora ci hanno spiegato un attimo, ci hanno detto, ah, guardate il Muragione, a 2 giorni di cammino, lontano, una parete di 1000 metri. E ho pensato, beh, forse logisticamente è un po' complesso. La Torre Egger, parete ovest, ultima parete inviolata, anche lì 1000 metri di parete, vicino al Serrotore. Ho detto, beh, forse per iniziare è un po' più vicina come cosa. Allora gli ho risposto al Carlo Aldè, beh dai, quest'anno facciamo la Egger, l'anno prossimo il Muragione. E lì c'è stato un attimo di silenzio. Perché, cioè, fondamentalmente mi ha guardato come dire, questi sono pazzi e non hanno idea di cosa stanno andando a fare. E in un certo senso era vero. Io ero già stato in Patagonia diverse volte, però una logistica, diciamo così, complessa era la prima volta che mi trovavo ad affrontarla. Abbiamo dovuto preparare tutto il materiale, il cibo e tra una cosa e l'altra siamo arrivati ad avere circa 200 e passa chili di materiale. Allora abbiamo deciso di chiamare con noi circa 8 ragazzi, 8 porter, che sono questi ragazzi che si trovano a Chalten, che sono anche dei bravissimi alpinisti, che per tirar su 4 soldi aiutano gli arrampicatori a trasportare il materiale ai campi base o alle basi delle pareti. Una volta che siamo arrivati al Passo Marcone con questi 8 ragazzi, ci hanno smollato lì, ci hanno scaricato tutto il nostro materiale, quindi avevamo lì più di 200 kg al passo, che a quel punto avremmo dovuto trasportare con le slitte solo io e il Matteo. Sono stanco oggi. Io mi sento carbonizzato. Anch'io, ma infatti sei rosso, Ecco qua la lozza. Prima cena. Prima cena. Buona. Polenta. Fredda. Con caballa aperta in modo molto artigianale. Quando penso al primo anno mi viene in mente la prima volta che eravamo al Passo Marconi e in 2 secondi si è alzato un vento che io non avevo mai visto. Abbiamo dovuto mettere tutta la roba al volo negli zaini, mettere sui ramponi e praticamente c'era questo vento che ti spostava. Siamo dovuti scendere, ma con sui ramponi perché praticamente a volte tu camminavi, il vento ti alzava, ti portava magari 1 metro di distanza. Io
e il giorno successivo abbiamo cercato di trasportare 100 kg in due sulle slitte, ma siamo riusciti a fare soltanto 100 metri. A quel punto abbiamo deciso di tornare perché il vento era veramente troppo forte e siamo tornati alla Plagitta, dove siamo stati costretti a stare lì circa 4 giorni e avevamo anche pochissimo cibo perché siamo riusciti a recuperarne veramente poco e abbiamo passato 4 giorni ad aspettare appunto una giornata di bello per riuscire a tornare a Passo Marcone e arrivare finalmente al circolo de los Altares. Tempo sempre lozzo. Piove. Tira vento. Meno male che le previsioni davano bello. Ma oggi il mitico Dezza ci invia le nuove previsioni sperando di riceverle. E quindi vedremo cosa fare. Anche perché non abbiamo più cibo. Un pacco di pasta e una scatola di caballa. E alla fine abbiamo due possibilità. Cioè, oggi possiamo marcire qua ancora un giorno. E domani o andiamo su o andiamo giù. D'altronde la fame è una brutta cosa. Però sai che adesso arrivo. Senti. Olè. La fame è brutta. 1, 2, 3 gennaio ho fatto 3 giornate veramente belle. Caldissime e belle. Caldissime. E senza vento. Siamo riusciti ad andare sul Passo Marconi, prendere la nostra slitta, trainarla fino al filo rosso dove abbiamo iniziato a fare il nostro campo base. Prima di attaccare la parete vera e propria c'è uno zoccolo da fare, dove dall'Italia ci eravamo fatti un'idea che era completamente diversa dalla realtà. Che zoccolo del cazzo! Vedo! Poi invece la volta successiva che siamo andati in parete, insomma, abbiamo fatto 5 tiri. Abbiamo fatto proprio 50 metri in più del tentativo di salvaterra, dell'Ermanno. Quindi diciamo, abbiamo fatto in totale insomma 300 metri di via. No, non è entrato tanto. Beh, in parete, cioè comunque ci siamo andati 2 giorni e in parete personalmente comunque ci siamo sempre... In parete ci siamo trovati, bene perché sennò tutto quello che abbiamo, insomma, sennò non avremmo neanche fatto quello che abbiamo, tutti i metri insomma che siamo riusciti a fare in 2 giorni, perché se cominci a avere insomma... No, in parete ci siamo trovati bene, non abbiamo neanche perso tempo, cioè alla fine sono stati 2 giorni in cui quello che si poteva fare si faceva e non è che anche nelle soste, nelle manovre... No. E poi c'è la classica domanda, la convivenza, perché ovviamente spesso magari nascono anche magari attriti perché alla fine sei sempre lì appiccicato alla persona. No, rotto il freno. Quale? Che tira la camma, si è rotto. Prendi i perni che tira la camma. Ma quale? L'8 gennaio siamo costretti a ritirarci dalla parete. E lasciando tutto il materiale su, d'altronde diciamo è l'8 gennaio, ci diciamo abbiamo il biglietto di ritorno il 10,
abbiamo tutto ancora un sacco abbiamo un mese, figurati se in un mese non riusciamo a tornare su in parete, dai, cosa stiamo qui a portare giù tutta la roba, lasciamo su tutto, che perché avevamo poi adesso tre giorni di cibo, insomma, il nostro obiettivo era stare tre giorni in parete, lasciamo su tutto, fredde tutto e poi torneremo su, no? La truna. L'anno prossimo io mi porto un bivacco in lamiera. Andiamo giù e inizia la lunga attesa. Inizia la lunga attesa del bel tempo. Che non è mai arrivato. Che non è mai arrivato il bel tempo. Cosa vuoi che sia portarsi dietro quattro lamiere e quattro viti? Bivacco cailecco al filo rosso. Gruppo ragni. Punteggio sul 17 pari. Tocca a Bernasconi. Fondamentalmente stai sdraiato, giochi a carte. E... ci sono i momenti di sconforto. Gira l'orologio. Pressione. La tua cena sarà sempre una festa. Gira un po' verso la telecamera. 8.50, vedi che sto salendo. Domani si scala. Pranzo. Pranzo, zuppa. Amo. La solita zuppa. Mi ricordo la giornata forse di sconforto, è stata una giornata che è iniziata col piede strasbagliato perché era tipo il forse era il quarto giorno di brutto di fila, che forse è il peggio, no? Perché è quando ti aspetti che torni il bello, però in realtà il bello non torna, allora vedi che è brutto così. E stavo facendo il tè nel Jet Boil dentro, si rovescia sul termos tutta la pentola di tè nella tenda e lì è scattato la mia e lì idea. È stato quella giornata lì, forse avremmo scambiato 10 parole tutto il giorno. È vero, quel giorno lì è vero, sempre brutto. Truna chiusa, truna che si sta sfasciando. Noi nel bagnato, schiena a pezzi, cibo poco dice il Teo, ogni tanto anche un po' di nervoso, insomma. Si crea anche secondo me anche un bel rapporto, cioè comunque alla fine nasce anche un'amicizia. Nasce, no? Un'amicizia. Auguri Berna! Oggi... 15 gennaio è il mio 2011, compleanno. Berna compie 29 anni. Ovviamente non stiamo mangiando niente. E la colazione si è ridotta a una barretta. Il cibo scarseggia. Il pranzo si è ridotto a una minestra. Come sempre. E la cena si è ridotta a un piatto di pasta / polenta con tonno. Con 10 biscotti a testa. Cosa stai cucinando? La zuppa. Amò? Sì, è sempre la stessa. Che palle, non ne posso più. Buona la minestra. Questo è il pranzo. Bella merda, eh. È una lozza. Qua è come essere in ospedale. Siamo sdraiati da 8 giorni. A marcire. Ma nessuno ci fa visita. Nessuno ci fa visita. In ospedale sicuramente mangi meglio che quello che mangiamo qua. Cioè, magrissimi, bianchi, cadaverici. Non se ne può più. Cioè, ovviamente, oggi è il mio compleanno. Per riuscire a stare così tanti giorni in truna, sicuramente la cosa fondamentale è essere motivati. Cioè, sei lì perché realmente vuoi cercare di salire quella montagna, per quella via. E quindi noi comunque eravamo solo in due dentro in questa tendina, è sempre tutto umido, bagnato e quindi devi veramente essere, fondamentalmente devi essere motivato, altrimenti 10 giorni o comunque anche pochi giorni non riesci a trascorrerli. Insomma, siamo arrivati alla fine del mese dove in parete non ci siamo più tornati. 25 gennaio, dopo 17 giorni di fila di brutto, ho fatto ancora una giornata abbastanza bella, molto fredda ma bella. Il problema è che noi siamo riusciti appunto a vedere le pareti solo in quell'occasione lì e ci siamo trovati le pareti totalmente smaltate di neve e ghiaccio. Ed era impossibile comunque, ovviamente andare a continuare la spedizione, quindi abbiamo capito che la spedizione era andata. Dopo, non so, 1000 foto che abbiamo fatto, perché comunque, vabbè, le montagne sono sempre belle, sono si fanno incazzare. Quando sono venuti giù tre valanghe sulla linea di salita, abbiamo detto, ma forse è meglio lasciarli quattro freddi.
visto! Quando è brutto tempo la parete si incrosta appunto di questa neve, di questo ghiaccio che al primo caldo crolla e la linea della via comunque sale in questa specie di spigolo toboga che porta al colle. Infatti anche il primo anno comunque ci siamo trovati in difficoltà, cioè abbiamo dovuto comunque capire un po' come funzionava in parete, non è che riuscivi a prendere e a salire in qualunque orario della giornata. Il secondo anno, il giorno di Natale, attacchiamo la parete e ripercorriamo i tiri che avevamo fatto l'anno precedente, ma abbiamo già una brutta sorpresa, perché in realtà i giorni precedenti non aveva fatto bel tempo, quindi la parete scaricava veramente tanto. Preferisci scendere? Al settimo tiro, che è questa piccola cengetta con un tetto sopra la testa, e abbiamo dovuto passare tutta la giornata lì perché dalla parete continuava a scaricare materiale anche di grosse dimensioni. Che dici? Aspettiamo, adesso scarica un po', vediamo se quando arriva il sole viene giù l'ira di Dio, se smette, se resta così. L'anno prima, visto che non siamo più riusciti a tornare in parete, c'era rimasto tutto il materiale in parete, quindi due sacconi di materiale, quindi immaginate voi dai friend, dai chiodi, una marea di materiale che fortunatamente abbiamo ritrovato. Il tesoro ritrovato. Comarcio. Il giorno seguente di ghiaccio ne scendeva un po' meno perché la parete al mattino sta all'ombra e abbiamo aperto tutti questi tiri che seguono il grande dietro. Dopodiché le previsioni del tempo davano brutto per i giorni successivi, quindi siamo scesi. Abbiamo aspettato sul ghiacciaio per altri 7-8 giorni di tempo incerto. Abbiamo provato a fare un nuovo tentativo alla parete, ma siamo stati bloccati da un problema veramente imprevisto che non aveva neanche messo in considerazione. Infatti i crepacci si erano aperti talmente tanto che non riuscivamo più fisicamente a passare dove solo una settimana prima eravamo andati camminando. E a me lì per lì è venuta questa idea che avremmo potuto superare questi crepacci con una scala. Oh, se vedi segni di cedimento dimmi che arrivo. Sì, segni di cedimento. No dai, vieni a prendere questa scala di merda. Ok. Le previsioni del tempo davano bello, abbiamo detto facciamo un altro tentativo. Con la scala, il ghiacciaio lo passiamo bene, arriviamo in parete. Facciamo per andare avanti rispetto al punto raggiunto l'ultima volta. Il cielo si copre, arriva il brutto tempo. Chiamiamo per sapere le previsioni, ci dicono guardate che nei prossimi giorni è ancora bello. E da qui la decisione di riprovarci un'altra volta, quindi rimpacchettiamo la roba, torniamo in parete e andiamo avanti bene. Abbiamo qualche difficoltà perché la linea di salita non sembra molto scontata. A un certo punto io sono lì che salgo, riesco a trovare un tratto di roccia veramente buono, mi ricordo, ho messo dentro sto 4,5 che ero strafelice. A un certo punto un rumore dalla miseria, un tratto del tiro che avevo appena scalato, crolla, trancia una corda, l'altra corda fortunatamente rimane in sagoma, di cui la corda tranciata era quella dove avevo rinviato tutte le protezioni fino ad allora, quindi ero praticamente su sto friend e ho detto vabbè. Andiamo avanti, arriviamo sotto alla zona del colle dove ci sono dei grandi strapiombi e abbiamo un po' di indecisione dove andare. La linea logica porterebbe a sinistra, quindi a uscire direttamente dal colle. Il problema è che la parete è molto sporca di neve e ghiaccio e quindi al momento la valutiamo troppo pericolosa per la roba che continua a staccarsi proprio sopra dove saremmo dovuti uscire. Tutto che sopra la testa avevamo troppa roba, c'era questo specie di camino grosso toboga completamente intasato di neve, se arriva il sole ci troviamo qua in mezzo, è un casino. Allora siamo tornati indietro e lì c'è stato un momento che abbiamo detto no, cioè sta andando tutto benissimo e adesso non riusciamo ad andare avanti per questo motivo qua. Allora intravedo un fessurino proprio negli strapiombi e dico beh, a questo punto proviamo a salire di qua. Teo parte
apre un primo tiro, tutto bene, vediamo che il tetto è fessurato come appunto sembrava dal basso, quindi riparte Teo, fa fuori questo tiro nel tetto e fa sosta. E siamo già con la testa e il colle, perché iniziamo a vedere che ci sono ancora magari un 15 metri impegnativi, poi la parete che magari inizia a spianare un po', e sembra che ce la stiamo per fare, anche se è sera tardi. Quindi Berna mi raggiunge a questa sosta e io faccio per ripartire ed andare avanti, no? Il punto più alto della sosta era un chiodo a lama che io ho testato in precedenza e sembrava fosse buono, sembrava tenesse. Però nel momento in cui mi tiro su questo chiodo per proseguire, in modo del tutto inaspettato esce. No! Mi ritrovo 5, 6, 7 metri più sotto, più o meno passo sopra la testa del Berna e mi ritrovo sotto appeso completamente nel vuoto e anche Berna appeso alla sosta. Lì per lì non mi sono neanche reso conto di quello che era successo. Io alzo la testa e dico e vedo soltanto il friend dello 03 Camalot, friend della BD, che ci sorreggeva, perché tutto il resto della sosta era completamente esploso. A quel punto tanti vengono a dire se avete avuto paura o robe di questo genere. Fondamentalmente non è che hai paura, cioè a quel punto lì comunque l'adrenalina è talmente forte, ci siamo resi conto che non eravamo messi per niente bene, anzi. Ecco il tetto finale. Secondo bivacco, oltremodo lozzo. La schivezza. Ora vediamo i segni del volo di ieri mio. Apri la gengiva, mostra. Cadere quando hai 1000 metri di vuoto sotto e restare appesi in due a un solo friend vuol dire vedersela brutta. Invece è andata bene, per fortuna. Vuol dire che ti resta la consapevolezza che sei rimasto veramente per un attimo appeso a un filo. Cioè che ti dà proprio l'idea della precarietà. Cioè della precarietà, che basta un attimo. Volo su sosta, strappando fuori mezza sosta. Per fortuna che l'altra mezza ha tenuto. Adesso abbiamo un problema col pianta speed, però non riusciamo a mettere lo speed. Senza pianta speed si torna in tre, anche se mancano 30 metri. Una volta che siamo scesi, sì, abbiamo buttato lì tutto il materiale un po' com'era, abbiamo cominciato a far sull'acqua per cenare e comunque in testa incominciano a passarti vari pensieri, cominci a renderti conto che è andata veramente bene, insomma. Io e Berna avevamo già la possibilità di coinvolgere una terza persona. Abbiamo pensato che questo poteva dare vantaggi alla cordata e il primo nome è stato quello di Luca e veramente non ci è voluto nulla a convincerlo. Io ho alzato il telefono e gli ho detto: Luca, volevo chiederti se a te interesserebbe venire con me e Berna in Patagonia. Lui senza esitazione ha detto va bene. Siamo arrivati che c'era giornate bellissime, un caldo assurdo e ha fatto 2 giorni veramente belli. Allora siamo andati alla Standard, abbiamo ripetuto Festerville e sicuramente è stata un'occasione un po' per fare sicuramente esperienza che non si finisce mai di farne e sicuramente anche un po' per affiatare quella che era la nostra cordata di 3 persone, non più di 2. Siamo riusciti comunque a sfruttare questa finestra, la fine di questa lunga finestra, per fare una salita alla Standard tutti e tre
abbiamo un po' aggiustato la tattica, abbiamo imparato tante cose che si sono rivelati poi molto utili. Per esempio che scalare in tre con gli zaini è una ragliata. Bern, mi spiace che il sole è negli occhi, proprio su stile. Non può essere maggiore di 3 più. Non è esatto. Con sole negli occhi non è più di quarto, di 4. Ale! Ciao Berna! Ale! Facce sogna! Un cazzo, guardalo! Danza! Punta alla vetta! Prima di partire non conoscevo bene ovviamente il posto, avevo visto tante foto chiaramente nel tempo, queste salite in Patagonia. In realtà arrivato lì è diverso, è tutto molto più grande, vedi queste pareti e il famoso brutto tempo all'inizio io non neanche l'ho visto e quindi pensavo sì ma si scala comunque, in realtà poi l'abbiamo visto, effettivamente il vento è molto forte, ci ha rotto una tenda, abbiamo avuto grossi problemi a tentare col brutto tempo, quindi abbiamo capito che no, non si poteva fare assolutamente. No, sono stato buono adesso. Occhi merci. Occhi viola. Occhi viola, cattivo presagio. No, forse non è buonissimo. Non è buon presagio. Sì, o comunque domani non so se sarei venuto in parete. Con gli occhi qua così. Dove cazzo vuoi andare? Avevamo circa 35 giorni a disposizione. E il tempo continuava a passare, ma era veramente sempre brutto, freddo, brutto, pioggia. Abbiamo cercato di fare anche tipo la Gujamé, ma non c'è stato verso perché tra neve e brutto abbiamo detto dove andiamo. Abbiamo provato ad andare all'attacco, siamo tornati indietro e alla fine mi sono ritrovato che questi 35 giorni ormai stavano terminando. Mi ha detto come è stato ieri e mi ha detto che comunque quello che è successo ieri era straconfermato. Ok. Quindi mi ha detto che... Mi ha detto, Dezza, c'era un vento della Madonna, ma c'era la Madonna. No, c'era nuvola. Ah, c'erano le nuvole. Ma stanotte? Comunque mi ha detto che domani si sta... No, mi ha detto che stanotte e domani comunque è la giornata più bella. Con oggi. Ah. Poi venerdì mi ha detto brutto, cioè mi ha definito così, bruttarello e ventoso. Sì. No, brutto e ventoso, sabato bruttarello, domenica brutto e lunedì mi ha detto molto. Cioè in pratica mi ha detto, cioè il bello non esiste. Cioè ti ha detto proprio che non sarà bello. No. Chiaro che quando poi abbiamo deciso io e il Teo di prolungare la nostra permanenza, rimandare il biglietto, ne abbiamo parlato col Berna che lui invece aveva degli impegni personali e non poteva farlo. Lì la situazione era quella, noi abbiamo deciso di andare avanti un po' malincuore e siamo andati avanti solo noi due. E in più avevo preso anche l'impegno delle selezioni per diventare istruttore delle guide, quindi un po' per il lavoro, un po' per queste selezioni. Insomma, mi sono sentito di dover andare. Berna? Magari sistemate nel posto dove... Vuoi lasciare qualche dichiarazione? Arrivati sotto al punto dove avevamo aperto l'anno precedente, ho guardato su dove eravamo passati l'anno scorso e mi è venuto il groppo in gola, cioè mi è venuto male perché vedessi strapiombi, ho detto la sola idea di tornare su di lì, quest'anno che aveva gli speed, però era veramente una linea impressionante. Ho fatto un traverso verso sinistra seguendo proprio una fessura molto logica e ci siamo portati praticamente sotto la verticale del colle e poi sotto il colle c'era una specie di strapiombo e non c'era più un sistema di fessura evidente, quindi l'ultimo tiro che ha portato il colle è stato abbastanza ingaggioso ed impegnativo, però nel complesso sicuramente la linea è meno difficile rispetto a quella che avevamo tentato l'anno scorso. Com'è? Dura. Il colle è ancora una volta sopra di noi e in teoria manca un tiro. Vedremo. We will see. We will see. We will see. Il colle è lassù. Thank you.
finali. Grande. Bravo Luca. Fino a qua ci siamo. Finalmente. Non fa un cazzo vabbè, caldo. Ma cosa ci voleva? Risalire fisse. Risalire fisse. Quando siamo arrivati sul collo ho capito che lì ce la potevamo fare, ce l'avremmo fatta. Cioè ho sempre pensato che la salita non era finita, che era impegnativa, bisognava ancora arrivare in cima e scendere. Però la mia idea era quella, qua se non facciamo cavolate ce la facciamo. Uè Dezza! Quella, siamo al colle! E Toreg! Buona, facciamo il ferro? Cos'è il ferro? Prepariamo il materiale. Per domani? Sì. Sì. È rimasto bloccato ancora il tastello sullo spit, è stato danger. Cioè... momenti di tensione. Minchia, momenti di tensione. Uno spit e ancora... Ecco il momento della colazione. Praticamente ci siamo trovati alla mattina presto sotto sto fungo di ghiaccio gigante, una roba stranissima, cioè io non ho mai visto una cosa così. E eravamo lì, io e Teo, entrambi su ghiaccio, non è che eccelliamo. E quindi ci siamo guardati e abbiamo detto, e mo chi va? Ovviamente ce la siamo giocata, come tutto, a carta forbice sasso. Lui ha vinto e sono partito io. Allì. E arrivo sotto sto muro, tutto a frange, in cui strapiombava anche, poi non sapevo bene come comportarmi, queste picche con le dragon mai usate, dritte, poche viti. E boh, sono stato lì, in qualche modo mi sono raspato fuori col Teo da sotto che mi diceva tipo mettiti a triangolo, così che mi motivava per salire. Ale, grande Luca! Rimpianti per il Berna io ne ho avuti parecchi, perché arrivare in cima senza di lui è stata come la torta senza la ciliegina, cioè come ma è mancato qualcosa al successo, cioè se fossimo arrivati in cima tutti e tre sarebbe stato sicuramente più bello, banalmente. Ah, beh, chiaro che eravamo contentissimi, però appunto ancora concentrati. Per il Teo penso che era diverso, perché lui comunque era il terzo anno di tentativi, sapevo quante energie ci ha investito e quindi per lui penso che sia stata una soddisfazione ancora più grande della mia. E comunque alla fine noi eravamo lì per aprire questa via, quindi la decisione di provarci ancora una volta per me era comunque quasi qualcosa di dovuto anche nei confronti di altre persone. Perché comunque poi alla fine siamo arrivati in cima a noi, però la via è sicuramente anche di Berna ovviamente, ma il successo è di tutto il gruppo Ragni, cioè non è una cosa individuale, al di là che poi i nomi che sono arrivati in cima siamo noi, come il calciatore che segna, però c'è dietro una squadra. Per me invece la prima spedizione, fare una cosa così bella, è stato fantastico, una figata. Com'è Teo? E siamo su! Ci siamo! Ci siamo! Allora, dove sei? Regger! Cima! Avete capito?